bisogno esattamente di fare questo esercizio, di andare incontro alle esigenze dei giovani, dei sociali, dei cittadini, della società, di coloro i quali hanno meno e sono sempre di più. Di libertà. Beh, la giudico positivamente. Io la giudico in maniera molto positiva. Secondo me è un passaggio epocale in Basilicata. Un'ottima iniziativa, soprattutto per quanto riguarda me, parlo un po' per i giovani. Certo, bisogna un po' rivoluzionare il mondo politico, ma sarebbe ora. È una cosa positiva perché una persona si vede che porta davanti la Basilicata. Noi siamo molto critici pure con Marcello perché è un'azione che doveva essere fatta molto molto tempo fa. Si deve avvicinare alla gente, deve capire i problemi della gente. Che cambi le cose a Potenza. Staccarci da tutti gli apparati di chiacchiere. Deve avere un occhio particolare rispetto a quelle che sono le tematiche per i giovani, per il lavoro. Iniziare a valorizzare un po' quelle che sono le nostre risorse. Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe innanzitutto continuare a stare in mezzo alla gente. Liberare dal precariato le donne. Un po' di attenzione per l'area sud della Basilicata. Ci sono tanti lucani che non stanno in Basilicata e io vorrei che avessero la libertà di tornare, perché spesso si va fuori per studiare, per completare la propria formazione, ma poi quello che manca forse è la libertà di poter tornare nel proprio territorio per fare quello per cui si è bravi, per cui si è lavorato, per cui si è studiato, per cui ci si è formati. Quindi veramente vorrei che questi giovani lucani avessero la libertà di tornare ed in qualche maniera dare il proprio contributo alla propria regione. Io penso di sì. Se fa un discorso nuovo, sì. Secondo me sì. Secondo me sì. Secondo me sì. Ma credo che potrebbe avere i numeri giusti. È difficile dirlo. Io spero che il confronto sia leale. Io mi auguro che lui vinca la sfida. Tutto è possibile, anche in Basilicata. Molto difficile, però io credo che come questo Papa abbia cambiato molto, possa anche lui poter cambiare qualcosa.